Per facilitare la consultazione delle informazioni fornite in questo video, in modo da distinguere le diverse edizioni, vi preghiamo di prestare attenzione al marchio che apparirà in sovraimpressione, indicandone l'appartenenza al canone del 20° anniversario, oppure provenienti dalla 5ª edizione di Vampiri la Masquerade. Nella speranza di essere per voi una buona compagnia durante il vostro soggiorno per le strade notturne del mondo di Tenebra, non ci resta che augurarvi buon viaggio! Cosa definisce davvero un Ventru? Al contrario del resto dei clan, mio giovane amico, la nostra non è una stirpe che può essere qualificata solo dalla discendenza del proprio sangue. Nel nostro caso, essere un sangue blu non significa soltanto condividere l'eredità che dal nostro progenitore ha continuato a distinguersi sino alle notti moderne. Per quanto gli antichi antitribù possano accusarci di aver messo da parte l'importanza dell'aristocrazia che per secoli abbiamo riunito nella nostra stirpe, essere un Ventru è prima di tutto una filosofia di pensiero, se non un vero e proprio stile di non vita. Hai ascoltato la storia del nostro clan, ed a questo punto potresti fare l'errore di pensare che la nostra posizione privilegiata sia un semplice diritto di nascita. Non fu forse Caino stesso a scegliere il primo di noi per il comando? I discendenti del nostro progenitore non hanno forse guidato per secoli i domini dei fratelli offrendo un fondamentale contributo alla costruzione della stessa Camarilla? Non è forse grazie a noi se un manipolo di giovani ingrati succhiasangue può lamentarsi del potere degli anziani e della severità delle leggi nelle sicure sale dell'Elysium? Non è a noi che ogni membro della Camarilla deve la pace e la protezione che per secoli ha permesso alle loro stirpi di prosperare? Legittime domande, senza dubbio, che tuttavia osservano solo un lato della medaglia. Se siamo in possesso di un qualche diritto divino sui nostri fratelli, allora dobbiamo farci carico di altrettante divine responsabilità. Noblesse oblige, se preferisci, perché nonostante le nostre naturali attitudini al comando, i Ventru non si limitano a dominare i propri simili ed immortali come un tiranno domina un'orda di schiavi indisciplinati. In poche parole, siamo eticamente obbligati a lavorare nel perseguimento di un bene superiore per la nostra razza, perché questa è una nostra responsabilità. Se vuoi essere un membro del clan dei re, devi prima di tutto meritarlo, e nonostante i loro giudizi inclementi, i nostri simili si scoprirebbero sorpresi nel constatare ciò che siamo disposti a fare per un bene superiore. Sento dal tuo sguardo che la domanda sta cominciando a prendere forma nella tua mente. Cosa devo fare per entrare nel club? Giunti a questo punto, direi che possiamo cominciare. La prima e più importante virtù per il nostro clan non è l'ambizione, né un certo spirito pragmatico o una mente acuta. Non fraintendermi, ognuna di queste caratteristiche rappresenta una merce piuttosto comune tra le file della nostra stirpe,
ma c'è qualcosa che non tutti i Ventru riescono a guadagnare o coltivare. La dignità, o Dignitas, come il clan preferisce chiamarla. Questa antica eredità dei tempi in cui dominavamo le repubbliche romane non si limita infatti al semplice concetto umano di dignità, comprendendo piuttosto l'insieme dei risultati ottenuti, del proprio rango sociale e dell'onore dimostrato. La Dignitas definisce la tua affidabilità, la tua competenza, il rispetto dimostrato e quello meritato. In altre parole, essa è la misura di un Ventru. Non si tratta di semplice reputazione, né di un'antiquata forma di galateo, quanto piuttosto delle solide fondamenta sulle quali si basa la complessa struttura del nostro clan. Con il tempo, i successi che sarai in grado di ottenere, così come gli errori ed i fallimenti che avrai la sfortuna di compiere, daranno forma e definizione alla tua dignitas personale. Quando sceglierai di disubbidire ad un anziano, mancare di rispetto alle tradizioni o non onorare un debito o una cortesia nei confronti di un altro vampiro, o peggio, di un altro Ventru, sarà la tua dignitas ad esserne danneggiata. Quando sarai costretto a chiedere il supporto di altri potenti membri del clan affinché appoggino i tuoi scopi per il bene della nostra stirpe, sarà sempre la tua dignitas ad essere soppesata. Ne consegue che pochi crimini, oltre all'infrazione delle tradizioni, sono considerati tanto gravi tra i Ventru quanto mettere ingiustamente in discussione la dignitas di un altro sangue blu. Spargere false dicerie, insultare apertamente un membro rispettato o prendersi il merito dei suoi successi sono tutti ottimi ingredienti per dare l'inizio ad una faida interna alla nostra nobile famiglia. E questo agli anziani non piace. Oltre ad essere controproducente per i piani di tutti, non è dignitoso. Quindi sarà meglio che cominci a prendere sul serio questa qualità. Gli altri certamente lo faranno. Per quanto ingombranti, le nostre tradizioni non sono mai semplici orpelli privi di significato, ma nascondono sempre dei preziosi strumenti per la sopravvivenza e la prosperità della nostra stirpe. Prendi ad esempio la tradizione dell'assistenza. Un Ventru è tenuto ad aiutare un altro Ventru in un momento di difficoltà. Niente scuse e nessuna eccezione. Se un consanguineo bussa alla tua porta, dovrai fare del tuo meglio per rispondere a questo impegno. Non importa se potresti trarre vantaggio da un suo momento di debolezza, non importa quali siano i vostri trascorsi o quanto soddisfacente potrebbe rivelarsi sbattere la porta in faccia ad un vecchio rivale. Ne va dell'integrità del clan ed ovviamente della tua dignitas. Per invocare l'etica del soccorso, un Ventru è tuttavia tenuto a pronunciare una formula specifica. Imploro la tua assistenza, cugino, o un'altra tra la mezza dozzina di formule riconosciute. Aiutare un altro membro del clan in modo efficace e senza tentennamenti può dar prova del tuo onore di sangue blu, allo stesso modo in cui trovarsi costretti a chiedere aiuto o persino sfruttare tale obbligo per motivi tutt'altro che vitali può danneggiare la reputazione del richiedente. Se avessi la sfortuna di trovare alla tua porta più di un Ventru bisognoso di un rapido aiuto, la precedenza dovrà sempre andare al membro più anziano del clan, e solo dopo aver risposto ai suoi bisogni sarai libero di valutare se le circostanze ti permetteranno di onorare l'impegno verso il membro più giovane. Solo i Ventru che hanno accumulato grande potere, influenza e dignitas possono concedersi il lusso di decidere chi aiutare e chi no in una simile circostanza. I favori sono una merce più preziosa dell'oro per gli immortali, e sono tradizioni come questa a renderci più meritevoli di tutte le altre stirpi,
rendere evidente la nostra superiore civiltà ed in definitiva renderci degni del comando. Un'altra caratteristica comune alla maggior parte dei non morti è la propensione a coltivare rivalità e rancori, cercando di soverchiare il prossimo, ingannarlo o umiliarlo per assecondare meschine differenze personali. La tradizione della cortesia obbliga noi Ventru a dimostrarci superiori a tutto questo. Siamo tenuti a mettere da parte le nostre differenze per interagire e collaborare in maniera gentile e sofisticata, distaccandoci dai nostri aspetti più focosi per trarre vantaggio da una mente fredda e aperta. Questo consente ai dibattiti di svolgersi in maniera più civile e meno viscerale, persino tra individui dotati di un ego spropositato e con davvero poco in comune. Salvo non avere il lusso di coltivare un legame intimo con un altro membro del clan, i rapporti devono mantenersi su un registro formale e rispettoso. Ed ancora una volta, è la Dignitas a garantire il rispetto di questa importante tradizione per il bene di tutti i Sangue Blu. Come è facile intuire, il controllo è un'altra qualità molto considerata tra i membri del clan dei re. Tutti condividiamo gli istinti famelici della bestia dentro di noi e tutti siamo tenuti a sforzarci di combatterla e controllarla, spesso grazie alla faticosa conservazione di un briciolo della nostra humanitas. Episodi di mancanza di controllo possono instillare una vaga forma di comprensione ed essere perdonati più facilmente dal resto della nostra stirpe. Del resto, non siamo tutti vittime dello stesso diavolo? Ti consiglierei comunque di non abbassare troppo la guardia contro questo genere di istanze. Anche riuscendo ad evitare una chiara punizione, potresti danneggiare seriamente la tua reputazione. Tornando a parlare dell'intrinseca natura di noi fratelli, permettimi di dare voce ai pensieri che hai taciuto sin dall'inizio di questa nostra piccola lezione. A dispetto di tutte le belle parole e di nobili ideali, alla maggior parte di noi Ventru non potrebbe fregare di meno del destino di chiunque altro. Saremmo prontissimi a massacrare la nostra stessa progenie se questo ci portasse un evidente vantaggio e non comportasse chiare conseguenze. Non negarlo. È questo che stavi pensando, e questo non è luogo adatto all'ipocrisia. In effetti, questa definizione non è tanto lontana dalla verità. Gli atteggiamenti cortesi, le antiche tradizioni ed i nobili formalismi non sono che gabbie e freni per la nostra intrinseca natura crudele ed egoista. La differenza è che noi Ventru siamo in grado di capire quando, in base a tali regole e tradizioni, essere spietato semplicemente non è più conveniente. Non siamo degli ingenui idealisti, siamo predatori pronti a tutto per ottenere ciò che desideriamo, ma le regole ci consentono di incanalare questa crudeltà per ottenere la massima efficienza e limitare i danni che questa comporterebbe all'intera stirpe. Spostandoci a parlare della vera e propria struttura del nostro clan, potrebbe essere paragonata a quella di una moderna corporazione aziendale, sebbene sia molto più antica della maggior parte delle istituzioni mortali. Ogni membro dei Sangue Blu ha il suo posto nell'organizzazione ed è ben consapevole della sua posizione e delle sue responsabilità rispetto al resto dei membri della famiglia. Sono l'abilità e la fortuna di un Ventru a stabilire il suo rapido spostamento tra le fila di questo sistema onorifico. E per queste ragioni la nostra gerarchia risulta spesso più dinamica della rigida piramide dei Tremere o delle strutture interne di altre stirpi. Non voglio mentirti, se ti dimostrerai davvero abile potresti anche salire molto in fretta nella scala sociale del clan, ma una buona dose di talento ed indiscutibili risultati potrebbero non bastare ad un giovane Ventru per raggiungere la carica che meriterebbe.
Del resto, sono comunque gli anziani, specialmente quelli dei direttorati locali e internazionali, a decidere chi viene promosso, e da questo punto non è raro che entrino in gioco sentimenti personali, gelosie, corruzione e persino pregiudizi di natura sessista o razzista. Un tipo di pregiudizi che non siamo riusciti del tutto ad estirpare dalla vecchia guardia della nostra stirpe. Non cominciare a storcere la bocca. Credi che la struttura della Camarilla e la complessa rete di alleanze tra i fratelli di un dominio cittadino si basino su principi diversi? Per essere degno di comandare non basta essere efficaci. Bisogna sapersi destreggiare nella complessa politica dei Sangue Blu, imparando a coltivare le giuste alleanze, scegliendo i giusti rivali e convincendo tutti gli altri che aiutare la tua ascesa è davvero nel loro interesse. Passando ora a questioni più cerimoniali, le cariche ufficiali che compongono la struttura del clan, dalla più importante alla meno influente, sono le seguenti. Il direttorato o eforato, vale a dire il misterioso consiglio di anziani Ventru che stabilisce la politica del clan, controllando numerose imprese collettive della nostra stirpe. Questa disponibilità in termini di potere e di influenza consente a tale coalizione la capacità di supportare a livello politico, economico e decisamente pratico i progetti che secondo il loro giudizio contribuiscono all'agenda del clan nel suo insieme. Sono ad esempio responsabili della scelta del rappresentante di Ventru all'interno del circolo interno della Camarilla ed organizzano le mosse e gli obiettivi verso cui il clan nel suo insieme dovrà muoversi per favorire la prosperità della stirpe. Certo, la maggior parte dei normali Ventru possono semplicemente ignorare le direttive dell'eforato, ma un buon numero di principi e primogeniti di tutto il mondo tenderà a seguirne l'esempio, affidandosi al loro giudizio, e questo concede al nostro clan una capacità di coordinazione che i nostri avversari farebbero meglio a non ignorare. Come era facile immaginare, gli efori si occupano anche di risolvere le dispute interne al clan, sebbene tendano, nella maggior parte dei casi, a lasciare che i Ventru locali risolvano autonomamente le proprie piccole dispute territoriali o le loro rivalità per il controllo di questa o di quell'altra organizzazione mortale. Di solito il direttorato scende in campo quando un Ventru infrange le tradizioni, mettendo a rischio non solo la propria dignitas, ma anche la propria stessa posizione all'interno della famiglia. I crimini più gravi comprendono certo l'uccisione di un altro Ventru ed il rifiuto di fornire assistenza ad un membro del clan. Di solito, il direttorato assiste al dibattimento, o processo, se preferisci, osservandolo in forma del tutto anonima e lontano dalla vista dei presenti. Un evento che dura raramente più di qualche notte, prima che la verità venga messa a nudo e le dovute condanne vengano assegnate. La morte ultima resta ovviamente la soluzione più estrema, ma altre possibili punizioni possono comprendere la confisca di beni e risorse, l'obbligo ad adempiere a determinati favori, l'imposizione di un legame di sangue o persino un periodo di detenzione, solitamente trascorso con un robusto paletto infilato nel cuore. Gli anziani, o strategoi, comprendono la maggior parte dei venerabili membri del clan che non siedono nel direttorato. Mentre l'eforato resta nell'ombra, i strategoi assumono il ruolo di generali, sovrintendendo le attività politiche ed affaristiche della nostra stirpe e dividendosi il controllo e la supervisione di una parte del dominio dell'eforato. Credimi quando dico che per potere ed influenza questi anziani possono essere tranquillamente paragonati ad un conciliatore della Camarilla. I risolutori, o lictores, sono coloro che si sporcano direttamente le mani, occupandosi dei dettagli concreti del lavoro programmato dagli anziani e dal direttorato. Se gli strategoi sono l'equivalente dei conciliatori, i lictor sono paragonabili ad arconti,
E come le loro controparti della Camarilla, spesso tendono a specializzarsi in particolari aree di competenza. Gli agenti sul campo, o tribuni, compongono la vasta rete di contatti ed agenti del clan, gli occhi e le orecchie degli efori. Sebbene questi individui non abbiano alcun potere o dovere ufficiale, talvolta non godendo nemmeno del riconoscimento pubblico della loro carica, restano stretti collaboratori degli interessi della gerarchia, in grado di fornire informazioni o entrare in azione ogni qualvolta si riveli necessario. La maggior parte dei tribuni è selezionata tra membri promettenti e relativamente giovani del clan, scelti dagli strategoi e dai lictores per l'efficacia e la dignitas dimostrata. L'aristocrazia, o pari, infine è un organismo riconosciuto e formalizzato, che riunisce tutti i ventru che hanno accumulato una certa stima nella gerarchia sociale della Camarilla o del proprio clan. Di solito la raccomandazione di un membro già inserito all'interno della gerarchia è sufficiente a garantire l'ingresso di un sangue blu nelle file di questo gruppo, volto a perpetrare le tradizioni del clan, rafforzare l'importanza della dignitas e fornire un esempio di buona condotta al resto della famiglia. Esiste ovviamente una gerarchia parallela, volta ad ordinare gli interessi e gli affari del clan all'interno di un singolo dominio. Ma la Camarilla non è più la stessa da quando il richiamo ha svuotato le nostre fila e quelle della Torre d'Avorio, dalla guida di molti anziani ventru. Siamo stati noi Sangue Blu a spezzare una volta per tutte la spada di Caino che per secoli aveva flagellato la nostra stirpe. Noi abbiamo preso le redini della situazione quando la seconda Inquisizione ha bussato alla porta dei nostri rifugi e puoi stare certo che saremo noi a chiudere la partita con i Brua e con il resto degli anarchici traditori. Come ho detto, non è solo una questione di sangue. Non si tratta di un semplice diritto divino. È giunto il tempo per noi ventru di impugnare la spada e lo scettro per mostrare con mano ferma perché siamo noi a guidare e governare la società dei fratelli, perché siamo noi il clan dei re. Magari è finalmente giunto il momento anche per te di dimostrare alla famiglia il tuo valore. Ti senti pronto dunque a nuotare in questo mare di squali? Se vi sentite all'altezza di sottoporvi alla gogea del nostro clan, metteteci un mi piace o scrivete un commento. Riceverete una chiara e rapida risposta. Se siete suscettibili alle discipline di ascendente e dominazione, scoprirete un irrefrenabile desiderio di cliccare sulla campanellina degli avvisi, in modo da restare sempre aggiornati sui nuovi ordini del direttorato. A presto!